Ciao a tutti e oggi devo assolutamente parlare di nuovo di quella che è secondo me il mio bersaglio preferito come diciamo YouTuber, e cioè Chiara Facchetti, perché negli ultimi giorni ho ricevuto un po' di commenti che poi andrò a sia screenshottare ma anche a leggere, che non fanno altro che darmi ragione su quello che ho detto nel mio ultimo video in tema Chiara Facchetti, senza che io mi stia qui a ripetere, ve lo lascio qui nelle schede se non l'avete visto, ed è un video in cui io le do praticamente dell'ipocrita in merito al suo comportamento, al suo atteggiamento nei confronti del coronavirus, sia in occasione del suo compleanno, e che va diciamo a contraddire quello che lei intende appunto fare, cioè o non fare nel suo compleanno, quello che di fatto ha fatto durante l'estate, quindi pochi mesi prima, che erano dei comportamenti contrari ad ogni regola da seguire in tempo di coronavirus. Ma andando oltre il contenuto di quel video, appunto, che se vi interessa, non l'avete visto, ve lo lascio qui, una cosa che mi fa sorridere è vedere come a distanza di mesi le sue, diciamo, fan, le sue follower continuino a lasciare dei messaggi completamente inutili, scollegati da qualunque contenuto del video, e quindi io non capisco quali possano essere, diciamo, i loro obiettivi nell'andare appunto a dire queste cose, perché in realtà fanno solamente la figura di persone che non riescono di fatto poi a difenderla, perché è indefendibile. Iniziamo subito dal primo che mi è arrivato, che è diciamo quello un pochino più banale, un pochino più ovvio, che mi dice: chi si fa i cavoli suoi campa 100 anni. Allora, io premetto che io sono per la filosofia vivi e lascia vivere, ma quando si va a toccare un argomento come la salute pubblica, come in questo caso, di fatto sono anche affari miei. E se vedo dei comportamenti, delle cose che non vanno bene, io lo faccio notare, così come mi succede quotidianamente anche al lavoro di far notare a delle persone che magari non indossano in modo corretto la mascherina o comunque si avvicinano troppo, io faccio notare che è inappropriato. E quindi la mia risposta è stata: i commenti di voi fan che scrivete cose così senza nessun nesso con il contenuto del video non fanno altro che darmi ragione. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avreste avuto modo di controbattere con esempi pratici che evidentemente invece non ci sono. Continuate così e avrò materiale per farci un video in cui potrò far vedere quanto non ragionate. Perché in effetti questi commenti non hanno senso e sono lì per lì, diciamo, anche un po' esilaranti, tra virgolette, comunque così. Però se ci pensate bene, secondo me questi commenti sono scritti comunque da persone giovani, perché io non penso che un adulto vada a scrivere queste cose. E pensare che dei giovani prendano così alla leggera un problema che sta affliggendo il mondo è comunque preoccupante. L'altro commento, che questo è quello, diciamo, top secondo me, perché è quello proprio più inutile, più generico, più che non dice proprio nulla, insignificante, è: sei solo un po' invidiosa. Allora, io ho risposto di cosa, però non ho mai ricevuto risposte alle mie risposte. Ho solo espresso un parere su un comportamento palesemente sbagliato. Ho fatto vacanze estive pure io e sono stata in Calabria, quindi non so di cosa dovrai essere invidiosa, quindi cosa dovrei invidiare. Anche perché se vado ad analizzare la vita di della Facchetti, da invidiare sinceramente c'è ben poco. Perché
comunque entrata a far parte di quella nicchia di YouTube che è legata al trash. E sinceramente, essere considerata un personaggio trash non è che proprio rientri tra le mie priorità nel mondo, nella vita. E quindi no. Fa dei video in cui si comporta o comunque fa finta anche di comportarsi da imbranata a quell'età e quindi non so quanto possa essere anche stimolante o comunque dignitoso. E cosa dovrei invidiare? Che si compra delle cose di lusso? Ma sinceramente una borsa messa lì da far vedere in una foto o una borsa di lusso utilizzata così per andare a fare la spesa non mi cambia la vita. Quindi sinceramente non capisco il senso di questi commenti dell'essere invidiosi. Tra l'altro vi lascio anche qua, sempre nelle schede, un altro video che io ho fatto e che si ricollega ora all'ultimo di questi commenti che vi leggo sul significato della parola hater, perché secondo me se ne abusa troppo e non si è ben compreso il significato di questa parola. Io non sono un hater perché non odio la Facchetti o in generale gli youtuber di cui magari qualche volta parlo. Io non sono una hater, sono semplicemente un utente che commenta qualcosa che vede e che non gli piace. L'ultimo commento è il top, che dimostra palesemente che questa ragazza, se poi è una ragazza non lo so perché non ha nemmeno la foto profilo, non ha né visto il video, quindi non ha compreso per niente quello che io ho detto, quindi non ha capito e non ha neanche guardato più o meno il mio canale, quanto è grande o nel mio caso quanto è piccolo, perché scrive: ma non ti vergogni di monetizzare su queste cavolate a 50 anni suonati dati all'ippica? Allora, questo è un'accozzaglia praticamente di cose che questa ragazza ha sentito qua e là in qualche video e le ha unite per scrivere un commento banale inutile. Io infatti le ho risposto: invece di scrivere un commento senza senso, potresti spiegarmi cosa ho detto di sbagliato? È evidente a tutti che la situazione che stiamo vivendo è anche conseguenza dei comportamenti sbagliati che molti hanno tenuto durante l'estate. Spiega cosa ho detto di sbagliato. Non mi è mai arrivata risposta, ovviamente. Fossi in te, rifletterei su quello che hai scritto, perché se davvero pensi che la tua idola si sia comportata bene, allora non ho davvero più nessuna fiducia nel genere umano e non usciremo più dal coronavirus. Che, cioè, è indubbio che chi ha scritto questo commento è una ragazzina, un ragazzino. E pensare che ragionano in questo modo è davvero preoccupante. E poi ho aggiunto: e comunque io sono orgogliosa della mia età, che non è 50 anni, ho semplicemente 10 anni in più di lei o di Nicole, e di come sono fisicamente. Alla fine non ce l'ho fatta più, l'ho scritto. Vorrò vedere la tua idola fra 10 anni, quindi quando avrà la mia età, come sarà visto lo stile di vita che conduce. E qui ovviamente mi riferisco al fatto che si ingozza di schifezze, che non fa assolutamente attività fisica, perché per quanto voglia far trasparire questa sua immagine di ragazza sportiva, in realtà non è sportiva e lo si vede insomma anche dal fisico, per cui scrivere queste cose è inutile, dimostri semplicemente di non guardare prima di giudicare, no? Perché io non monetizzo assolutamente nulla, perché il mio canale è piccolissimo, per cui non monetizzo nulla, semplicemente se vedo qualcosa che non mi piace lo critico. Se non mi sbaglio, questa cosa dei 50 anni, che poi tra l'altro, cioè, nessuno mi ha mai detto che io dimostro 50 anni, comunque a parte questo, è uscita fuori, l'aveva detta forse Nicole,
da che pulpito, da una che praticamente si riempie la faccia di cose per evitare le rughette e sinceramente lascia il tempo che trova, insomma, una cosa del genere. Non ha senso. Tu devi criticare con argomenti validi quello che viene detto. Se lo fai, dimostri di essere intelligente. Se scrivi cose di questo tipo, non dimostri di essere intelligente e mi dai ragione su tutto quello che ho detto. Quindi, grazie a questi follower di Chiara Facchetti perché hanno dimostrato che le mie idee sono corrette. Ma comunque, follower di Chiara Facchetti, di Nicole, di chiunque, state tranquilli che difficilmente tornerò a parlare male dei vostri beniamini, a meno che proprio non facciano cose talmente eclatanti. E comunque, conoscendo il tipo, e mi rivolgo soprattutto a Chiara Facchetti, magari qualcosa di stupido che possa fare c'è, però a parte questo, io sinceramente non penso che farò altri video dedicati a questi personaggi perché non li seguo più praticamente. Le uniche cose che so le so tramite Morogram su Instagram, ma per il resto non seguo più nessun video, non mi interessano. E quindi dormite sonni tranquilli che non parlerò più male dei vostri beniamini. Andate a lasciare commenti uguali, identici, spiccicati a questi sotto a qualcun altro che li critica. E quindi, detto ciò, io vi invito a seguirmi sui social e soprattutto Instagram, e trovate il link anche sotto. E iscrivetevi al mio canale se vi piace quello che dico, quello che faccio. E ovviamente noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e saluto anche i follower della Facchetti. Ciao!